Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, oggi Gesù ci dice: Io sono la risurrezione e la vita. Accostiamoci a Lui con fede per passare anche noi dalla morte alla vita. Chiniamo il capo e chiediamo perdono. Signore, che non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta e viva, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei la risurrezione e la vita per chi crede in te e si affida alla tua parola, abbi pietà di noi, Cristo, pietà. Signore, Spirito di vita, che sei la remissione di tutti i peccati, abbi pietà di noi, Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito. E rivivrete, vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Diciamo insieme: Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle all'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito
che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci mettiamo in piedi. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbi, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. E io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri. E molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Rispose Marta: so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui,
mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: «Dove l'avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni e vedi». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era apposta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, che credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bente e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. È bello vedere che Gesù, che è vero Dio e che è vero uomo, ha un cuore grande, un cuore così pieno di amore per tutti e specialmente per gli amici, per coloro che lo amavano: Marta, Maria, Lazzaro. Noi vediamo che spesso Gesù, quando ha bisogno di un riposo fisico, ha bisogno di nutrirsi, ha bisogno di essere accolto, ha bisogno di tranquillità, ha bisogno di carezze, bene, lui cerca la casa di Betania, la casa di questa famiglia, di questi fratelli, di queste due sorelle, Marta e Maria, che abbiamo già incontrato un'altra volta nel Vangelo, Marta che si dava tanto da fare e Maria che era la contemplativa. Ebbene, Gesù sta andando per la sua strada, gli viene detto che Lazzaro sta male. Marta gli va incontro. Marta sa che il Signore sta nei dintorni, sta vicino, e però purtroppo Lazzaro è morto. Allora Marta corre da Gesù e piange tanto: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù gli dice una cosa molto importante: «Tu credi alla resurrezione? Tu credi che c'è una vita eterna?» Ecco, questa adesso è la domanda delle domande che noi ci dobbiamo fare. La domanda rivolta a Marta è la domanda rivolta a tutti quanti noi. Noi crediamo che c'è un'altra vita? Perché la nostra paura, al di là del dolore, il dolore e soffrire, la nostra paura anche, purtroppo, anche da credenti, quando la nostra fede, partendo da chi vi parla, non è radicata nella morte e resurrezione di Cristo, la nostra paura è che dopo la morte tutto finisce. Allora ci prende l'angoscia. Ed ecco che Gesù sta dicendo a Marta un qualcosa di bello, qualcosa di forte: di credere contro ogni speranza, di sperare contro ogni speranza. Perché? Perché non tutto ciò che si vede sembra tutto finito. Marta, tu credi alla resurrezione? Sì, Signore, io credo che alla fine dei tempi ci sarà la resurrezione
Tu credi che io sono la via, la vita e la verità e sono la resurrezione? Maestro, io lo credo. In qualche altra parte del Vangelo qualcuno dirà: aiutami a credere. Aiutami a credere quando la realtà dice giusto il contrario. Allora noi andiamo in paura, andiamo in angoscia. Gesù, credi, spera, sempre. Perché questa speranza diventerà certezza. Non con Lazzaro che torna a vivere, perché quando Lazzaro torna dalla morte, torna dallo Sheol, il regno dei morti, Lazzaro ritorna in questa vita che è fatta di inizi, è fatta di fine, è fatta di materia, è fatta di un inizio e di una fine. Tu credi che c'è un qualcosa di più? Tu credi che noi veniamo a Dio e Dio ritorniamo? Perché fratelli e sorelle, se questa nostra verità noi la rendiamo sempre di più salda nel nostro cuore, nonostante tutto, la paura viene tolta da mezzo. La paura non ci opprime, la paura non ci angoscia. Allora ecco che Gesù va da Lazzaro. Mentre sta andando da Lazzaro, Marta chiama Maria. E Maria va anche lei. Le due donne che ascoltavano e che operavano per Gesù, davanti a Gesù si fermano e dicono: Maestro, se tu fossi stato qui. Sembrano quasi le parole, in un certo modo, di quello che Papa Francesco ieri, con questo evento epocale, storico, che ha una unicità nella storia dell'umanità, la preghiera, l'adorazione, la benedizione a tutto il mondo che sta in silenzio. Il mondo si è fermato, parla il Signore, il silenzio di Dio, la benedizione di Dio. E Papa Francesco ci dice che anche lì gli apostoli sulla barca, in un certo modo, come adesso Marta e Maria dicono: se tu fossi stato qua, gli apostoli hanno detto: Maestro, ma non ti importa, sembra quasi, ma c'eri, ma stai qua, ma sembra che tu non ci sia. Ebbene, tu credi? Io sono la resurrezione, io sono il Kyrios, io sono il Signore, io sono l'amore, io sono la vita, io sono l'eternità, io sono colui che ti ama da sempre. Fratelli e sorelle, ogni essere umano che è uscito dal cuore di Dio è per sempre. Anche se i nostri fratelli adesso che sono morti in questo periodo, noi dobbiamo sapere che è stato un passaggio. Questo passaggio dalla morte alla vita, dalla vita terrena, biologica, alla vita eterna, alla vita spirituale. Allora ecco che Gesù sta andando, accompagnato da queste sorelle. Dove l'avete messo? Gesù si commuove. Quanto è bello vedere questo Dio che piange con noi, piange per gli amici. Non vi chiamo più servo, ma io vi chiamo amici. Marta, Maria, Lazzaro erano gli amici, ai discepoli, agli apostoli, all'uomo che lo ama, non lo chiama servo, non lo chiama creatura, lo chiama figlio, lo chiama amico. Perché fratelli e sorelle, i cristiani sono fratelli, sono figli e sono amici. Non c'è un amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. E noi siamo gli amici di Dio. E per un amico si fa tutto. Chi trova un amico trova un tesoro. Noi siamo il tesoro di Dio. Noi siamo il tesoro di Dio. Lazzaro era il tesoro di Dio. E si commuove quando vede l'amico Lazzaro che probabilmente ha sofferto, l'amico Lazzaro che è morto e le sorelle che piangono. Gesù si commuove al dolore. Non è insensibile Dio al dolore degli altri. Al dolore dei bambini che muoiono di fame, fratelli e sorelle, noi giustamente adesso siamo tristi per quello che sta succedendo, perché coinvolge tutto il mondo,
ma con una persona, con un amico. Abbiamo visto che, senza sbagliarmi, nel mondo ogni giorno, muoiono 7.000 bambini, 7.000 di fame ogni giorno. E noi eravamo, dico noi esseri umani, eravamo indifferenti a tutto questo. Eravamo indifferenti a tutto questo. Adesso che ci tocca da vicino, adesso che abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando la solitudine, stiamo sperimentando che siamo fragili, stiamo sperimentando che veramente, ecco, quello che davamo per scontato non è più così. Stiamo sperimentando che la forza dell'uomo è l'amarsi, il volersi bene, e volersi il bene nel nome di Dio. È veramente quello che Dio dice. E allora ecco che Gesù piange, perché si rende conto che l'umanità sta soffrendo. Piange perché Lazzaro sta nel sepolcro. E allora, mentre sta andando, Marta dice: Signore, ormai sono passati 4 giorni, ormai non c'è nulla da fare, la disperazione, la rassegnazione. Ci dobbiamo rassegnare. Oggi non è il momento di rassegnarci. Tra una settimana sarà Pasqua. Tra una settimana l'amore fa vedere che ha vinto. Ha vinto, fratelli e sorelle, Cristo è risorto. Perché se Cristo non fosse risorto, vana è la nostra fede. Vana è la nostra fede. Ma se Cristo è risorto, coraggio, coraggio, l'amore ha vinto. Allora ecco, non dobbiamo rassegnarci. Marta ha detto: Signore, sta da 4 giorni, ormai emana cattivo odore, cioè non c'è nulla da fare. Fratelli e sorelle, questo è anche per noi, no? Quante volte noi diciamo che non c'è più niente da fare perché quella persona possa cambiare. Non c'è nulla da fare perché io possa cambiare, ormai sono così, sono marcio, sono cattivo, lo riconosco, ma non c'è nulla da fare per me. Noi non dobbiamo dire questo, perché la prima nostra resurrezione è la resurrezione che noi vogliamo per gli altri. È il cambiamento del cuore, è la morte dell'uomo vecchio per uscire all'uomo nuovo. Questa è la nostra anastasi, la nostra prima resurrezione. E questa resurrezione ci fa essere nuova umanità, e riprendiamo quello che abbiamo detto qualche giorno fa, nuovi cieli e nuova terra, siamo esseri nuovi. Marta, non ti rassegnare, nulla è impossibile a Dio. Poi adesso, in questo momento storico, fratelli e sorelle, tu che mi stai ascoltando, dillo a chi si sta rassegnando, a chi sta perdendo quasi il senso della fede: non rassegnarti, non dire ormai sono 4 giorni, ormai sono tanti giorni, sembra che nulla sta cambiando. Nulla è possibile a Dio. Marta, non ti ho detto che se crederai non vedrà la morte, non si vedrà la morte? Allora continua a credere. Uomo, donna, umanità, Ernesto, continuiamo a credere che tutto cambierà. Nulla è impossibile a chi crede, nulla è impossibile a Dio. Allora ecco che Gesù va lì, piange. Perché noi abbiamo un Dio che si commuove, un Dio che entra nella storia dell'umanità. Dio non è lì nei cieli e non è che sta lì per conto proprio. Dio tocca il cuore di tutta la vita di tutti, la storia di tutti, e vuole che anche noi, in qualsiasi situazione brutta, a dire quella persona è così e non può cambiare. No. C'è sempre tempo per cambiare. Una situazione di sofferenza, c'è sempre tempo per agire. Dio agirà. Non ci dobbiamo rassegnare. Non ci dobbiamo scoraggiare. Lo scoraggiamento viene dal demonio. Togliete la pietra. Togliete la pietra. Ma manda già cattivo odore. Togliete la pietra. Fratelli e sorelle, togliete tutto quello che può fermarvi nel credere, nell'amare, nell'essere convinti
che quel sepolcro ritornerà vuoto, perché dopo quel sepolcro, il più grande sepolcro vuoto della storia, perché il cristianesimo crede in due cose, in un sepolcro vuoto e nel risorto. In un sepolcro vuoto, dove non si è mai trovato il corpo del Dio fatto uomo, e nel risorto, che poi si fa vedere dai suoi apostoli. Tolta la pietra, tolto tutto quello che ci potrebbe rattristare, ci potrebbe far fermare nell'amare, nel provarci, nell'avere fede, nell'aver coraggio, nell'avere forza, ecco Gesù dirà: Lazzaro, esci fuori da questo sepolcro. Il sepolcro non ci appartiene, fratelli e sorelle, né il sepolcro gretto del nostro cuore, a volte purtroppo che diventa un sepolcro, un luogo di morte per gli altri e per noi stessi, non ci appartiene, e nel sepolcro vero e proprio. Esci fuori, Ernesto, esci fuori, Maria, esci fuori, Lazzaro. E Lazzaro esce fuori, toglietegli le bende, e Lazzaro ritorna a vivere. È una vita terrena, umana. Poi Lazzaro aspetterà, come tutti quanti noi, la resurrezione dei tempi, perché la resurrezione di Cristo è stata l'anticipazione di quello che dovrà essere per tutti gli esseri umani di tutto il mondo, cioè risorgere in anima già e corpo, perché questo corpo, se ha amato, se ha cercato di amare fino alla fine, ha cercato di dare aiuto, ha cercato di portare il bene in questo mondo, non deve aver paura. Tutta la nostra persona sarà risorta e vivrà con Dio eternamente, dove non ci saranno più pianti, dove non ci sarà più sofferenza, dove non ci saranno più dolori. Fratelli e sorelle, il Papa ha detto: siamo tutti quanti nella stessa barca, questa tempesta ci ha preso all'improvviso. Nella tempesta però ci rendiamo conto di tante maschere che abbiamo messo e che la tempesta ci chiede, ci obbliga a togliere. La tempesta dell'egoismo, la tempesta della superbia, la tempesta di crederci chissà chi, non siamo niente. Blaise Pascal, un teologo, filosofo, disse: basta un'ampolla d'aria nel cervello, uomo più potente del mondo, perché tu resti stecchito. Una bolla d'aria piccola, meno di uno spillo, che tu sei morto. Signore, ci stai facendo ridimensionare per essere veramente piccoli, perché i piccoli e gli umili, quelli che amano, meritano il regno dei cieli. E quando Lazzaro è stato sciolto dalle bende, io credo che dopo sono andate a festeggiare cosa? Un'umanità nuova che Lazzaro adesso sta vivendo. Voglio chiudere con questa cosa bellissima, una nascita nuova. E parlando di nascita, permettetemi, è un mio pensiero personale. Non so dove ho letto qui su Facebook, ma è vero però. Si stanno vedendo specie di uccelli che di solito nelle città e nei paesi non ci sono. È vero. Sapete, io abito al Parco Verde e scendendo l'uscita del Parco Verde, per la prima volta in vita mia ho visto nei campi, dove a volte noi diciamo che nei campi c'è tanto, perché è vero, ma alcune parti no, le cicogne. Ho visto una decina di cicogne, mai viste in vita mia, di cicogne. E mentre stavamo facendo la Via Matris, vicino all'Addolorata, mi è venuto in mente questo, le cicogne. Mi sono chiesto: ma perché le cicogne, Signore? Non le ho mai viste. Cosa vuoi dire? Parlando con mia mamma, scusatemi questo riferimento personale, ma potrebbe aiutare. Mia mamma, per scherzare, ha detto: devono portare nuove bambine, nuove nascite. Bene.
Ci saranno. La voglio interpretare così. Tra poco, tra una settimana, con la morte e resurrezione di Cristo, ci saranno. Nascita di un'umanità nuova che viene portata, in questo caso simbolicamente, anche dalla cicogna. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre e prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre la nostra preghiera e chiediamo il dono dello Spirito perché rinforzi in noi la fede nella resurrezione e nella vita eterna. Diciamo insieme, donaci, o Padre, il tuo Spirito di vita. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché professino sempre con fedeltà la fede nella resurrezione e annuncino Gesù Cristo Mediatore insieme pienezza di tutta la rivelazione, preghiamo, donaci, o Padre, il tuo Spirito di vita. Per i laici impegnati nella politica e nel sociale, perché come Gesù, che si commosse profondamente davanti al dolore umano, portino conforto a chi vive nella sofferenza e nel disagio, preghiamo, donaci, o Padre, il tuo Spirito di vita. Per i laici impegnati nella politica, per coloro che sono nella tribolazione e nel lutto, perché Cristo Signore dei vivi e dei morti li sostengo con la sua pace e li consoli con la speranza nella resurrezione, preghiamo, donaci, o Padre, il tuo Spirito di vita. Per noi qui riuniti, perché forti della fede nel Figlio di Dio, Signore della vita, diventiamo persone capaci di togliere le pietre della morte che contrastano la gioia e la speranza della resurrezione, preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Spirito di Dio. Accogli, o Padre, la nostra preghiera, estendi la tua misericordia su di noi e sui fratelli che in questo tempo si sono preparati a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti accoglici, Signore, sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni mio peccato, anche da quelli che non vedo e non voglio vedere. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. Tu, che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per il nostro Signore Gesù Cristo. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio è Signore della vita, lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo sei, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna. Nell'alto dei cieli, osanna, osanna, nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della sua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Questa celebrazione eucaristica è in onore della Madonna addolorata. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Ci prendiamo qualche secondo e ricordiamo tutte le vittime del mondo, morte a causa di qualcuno che ha voluto la loro morte, come il virus, come la fame, come l'egoismo dell'uomo. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Giuseppe Moscati, San Pio da Pietralcina, San Camillo dell'Ellis, San Luigi Gonzaga, San Gerardo Maiella, San Michele Arcangelo, San Francesco d'Assisi, Santa Chiara, Santa Rita da Cascia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,